Buongiorno dall'unità ambientale della Polizia Locale. Decumani, controlli a tappeto nel centro antico, anche in ragione del forte afflusso turistico che aumenterà nel mese di dicembre. Un nuovo intervento di polizia è stato effettuato in via Purgatorio ad Arco, che soprattutto a ridosso della chiesa è bersaglio di un incivilissimo ripetuto sversamento di rifiuti. L'area è stata completamente ripulita. Colli Aminei, un supermercato di media grandezza sversa i propri rifiuti in maniera scorretta, abbandonando persino blocchi di ghiaccio fetido sul marciapiedi. Sanzionato il direttore che è stato obbligato anche a rimuovere i rifiuti. Poggioreale, fermati due furgoni risultati entrambi senza assicurazione che trasportavano illecitamente materiali. Il primo coi pezzi di una carrozzeria d'auto, il secondo con materiali di scarto, fra i quali ondulati contenenti amianto. Sequestrati entrambi i veicoli e denunciati i conducenti alla magistratura. Via Manzoni. Su segnalazione di Asia, gli agenti trovano in strada un sacco di spazzatura contenente flaconi vuoti di metadone cloridrato, classificati dall'ARPAC come rifiuti speciali. Risultano provenire da una struttura territoriale dell'ASL, il cui responsabile viene denunciato alla magistratura. Area della Marinella. Dopo l'incendio doloso delle scorse settimane, prosegue l'opera di pulizia e bonifica del sito per recuperare al più presto l'area che diventerà un parco pubblico. La Polizia Ambientale ed Asia sono impegnati a risalire i responsabili degli sversamenti. Già individuata una nota ditta napoletana di catering che gettava nell'area i propri scarti. Via De Roberto. Pattugliamenti nell'area est di Napoli. A bordo di un'auto, un uomo proveniente da Terzigno viene sorpreso a gettare rifiuti misti nei cassonetti. Multa immediata e obbligo di rimozione dei materiali. Il genio della settimana. In via Compagnone a Chiaiano, luogo di frequenti sversamenti illegali, gli agenti scoprono i cristalli provenienti dalle vetrine di un parrucchiere del Vomero, ma sui vetri è impressa la ragione sociale del negozio. Gli agenti non hanno difficoltà a individuare il responsabile che è stato multato e obbligato a smaltire correttamente le lastre di vetro.